sei però. Ciao Valeria, buongiorno. Senti, io non ho una statistica, però probabilmente sei la più giovane blogger italiana. Ma insomma, è un particolare che non ci interessa neanche tanto. Io so che hai girato tanto, quindi sei scappata da vacanze sulla riviera Adriatica invece per andare a raccontare ad esempio il Nepal. Dalla nostra quotidianità, di quello che vedi nelle Olimpiadi in Italia per esempio, e però si vedono anche animali belli e diversi, tipo l'elefante, e anche l'Himalaya è molto bella, soprattutto dal volo del sole aereo. Senti, poi quando torni a casa, come descrivi questi articoli? È un tuo diario, delle tue riflessioni, dei suggerimenti per gli amici virtuali? Una bella esperienza va già a viaggiare? Sì, mi piacerebbe tantissimo, e fin da quando ero piccola mi hanno sempre portato in giro per il mondo, e per me ormai è una cosa abituale, almeno una volta all'anno, anche di poter andare in viaggio da più grande, ogni tanto in posti anche assurdi. Bene, in questi giorni ti abbiamo avuto ospiti a Pistoia, non ti voglio fare domande, cioè voglio vedere magari cosa scrivi del campanile piuttosto che di quello che hai visto. Quindi verremo nella tua sezione del blog per leggerti. Ciao Valeria!